In questa bellissima presentazione PowerPoint del professor Bonoli del Dipartimento di Astronomia Università di Bologna, vediamo quello che era il dibattito ai tempi di Galileo tra i due principali modelli di universo, il modello geocentrico con la Terra al centro dell'universo, quindi noi siamo qui sulla Terra al centro dell'universo, oppure l'altro modello è il copernicano, noi siamo qui su un pianeta che ruota intorno al Sole. Contestualizziamo il periodo storico, siamo intorno al 1600, al tempo di Galileo, e questo dubbio su quale fosse il giusto modello di universo si chiamava il problema astronomico. I modelli geocentrici erano molto antichi, che risalivano a secoli prima di Cristo. In particolare il modello di Tolomeo era del primo-secondo secolo avanti Cristo, quindi aveva già circa 1700 anni di vita. 17 secoli di vita il modello tolemaico, mentre invece il modello copernicano era molto recente perché era stato ipotizzato, introdotto da Copernico, Nicolai Copernic, intorno alla metà del 500, quindi era un modello che ai tempi di Galileo aveva soltanto una cinquantina d'anni. Quindi la disputa era fra un modello molto antico, 17 secoli, rispetto ad uno molto moderno che aveva nemmeno mezzo secolo.